Nel girone C di prima categoria continua la marcia della Città di Guardavalle 1975 e del Real Pizzo. 5 partite, 4 vittorie e un pareggio, peraltro quello di 2 domeniche fa nello scontro diretto a Guardavalle è finito 0-0. Quindi le due squadre continuano la loro marcia, vincono i rispettivi confronti, secco il 3-1 del Borgia. Del Guardavalle sul Borgia, la stessa cosa in pratica il Pizzo ha fatto però in trasferta addirittura 3-0 contro la Prasar. E in seguito, a seguire le due squadre capolista, c'è adesso il Città di Soverato che ha una bellissima vittoria, un secco 6-0, una partita, un set a tennis come si dice in questi casi, contro il Real Mileto con una tripletta anche di Paparo. E seguono ancora in classifica il Piscopio che in pratica ha avuto la meglio nella partita esterna contro il Martelletto Settigiano, 1-0 la vittoria finale, e anche il Real Pargheria che va a vincere contro il Comprensorio Corace per 2-1. Nell'anticipo di sabato c'era stata la vittoria con il classico punteggio di 2-0 della Rosarnese sulla Rombiolese. E da segnalare anche la vittoria del Pino Donato Taverna contro il Real Montepaone, 3-1 il risultato finale. Quindi una classifica che stranamente si sgrana perché le due squadre, come dicevamo, tentano una piccola fuga, sono 4 adesso i punti di vantaggio sulle seconde, lo accennavamo anche nella settimana precedente. Sono fatte per guidare questo campionato, per tentare di vincerlo la squadra di Gesualdo Calabrese e quella di Pizzo, che sono già nelle condizioni di poter attuare una piccola fuga. Vedremo quello che ci sarà, anche quel campionato certamente è lungo, però per il momento le due compagini si godono il primo posto in classifica.